In occasione della giornata del 26 febbraio, della giornata dei malati rare, l'Istituto Giannina Gaslini insieme alla Regione ed Alisa hanno preso questa iniziativa che è duplice. Da un lato comunicare a chiunque fosse interessato, a tutti i centri nascita, i risultati di quello che è lo screening neonatale esteso che oggi guarda più di 50 malattie, la maggioranza sono rare. E l'altra iniziativa, quella di un progetto pilota, grazie a moltissime professionalità dell'Istituto Gaslini, abbiamo messo in piedi un kit che permette di identificare due malattie molto gravi, quello dell'atrofia muscolare spinale e quello delle immunodeficienze gravi, combinati. Questo, anche per queste due malattie esistono delle terapie e identificare questi soggetti va anche lui nella direzione della prevenzione, della identificazione precoce e del trattamento per migliorare la qualità di vita di questi bambini.